Il mio primo grande acquisto su eSports FC 25. Spenderò tantissimi crediti per questo giocatore che secondo me l'ho visto un po' contro, l'ho visto a livello di pro player che lo utilizzano praticamente tutti. Secondo me è un giocatore proprio fondamentale per un budget che si aggira attorno al milioncino, più della Patrick Ujarro tanto acclamata, che sicuramente è fenomenale. A quest'oggi, ragazzi, voglio andarvi a svelare un giocatore che secondo me dovete avere se avete i crediti. Ragazzi, un tutto fare, ve lo giuro, è disumano quando l'ho provato, ma semplicemente per un motivo molto semplice. Quando praticamente giochiamo su questo videogioco, tutti ci lamentiamo del fatto che le difese a 5 sono sgravate, nessuno tocca i difensori centrali e quindi la difesa dipende da sola. Ma questo avviene perché abbiamo anche l'aiuto di ottimi centrocampisti, soprattutto veloci. Quindi oggi andremo a prendere un tutto fare del centrocampo. Molti di voi avranno capito di chi sto parlando, però prima mi raccomando sempre like, iscrizione al canale e andiamo a vedere assieme il suo prezzo e come si muove il mercato. Ragazzi, se volete acquistare crediti andate su iggm.com, successivamente scegliete il gioco, andiamo su FC25, potete acquistare sia coins ma anche players. Selezioniamo ad esempio PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox o PC. 1 milione di crediti su PlayStation 4 e PlayStation 5 stanno a 144 euro. Se mettete il codice sconto Fabio maiuscolo ricevete il 5% di sconto. Allora ragazzuoli, ho passato praticamente il pomeriggio, vi giuro, il pomeriggio, a fare tutti questi obiettivi che mi hanno fatto rincoglionire come non mai. Tutti obiettivi stagionali del cambia club, premi il giorno dell'anno, vabbè, per sbloccare più punti possibili. Quindi mi sono fatto sti obiettivi professionista, obiettivo tecnico, me ne manca qualcuno, tipo 5 colpi di mercato, promuovi 3 giovani, sono tutte cose che vi permettono di guadagnare questi punti esperienza. Tra l'altro devo fare questo qui, partecipa a 10 conferenze stampa, quindi mi devo giocare di 8 partite ancora, altri 200 punti. Vabbè, tutto questo praticamente per aumentare di stagione, di livello. Da oggi pomeriggio ho sbloccato un bel po' di giocatori. Abbiamo sbloccato, potete vedere qui, allora abbiamo uno di 3 oggetti giocatori euro rari, lo apriamo in diretta, magari mi dà qualcosa. Poi abbiamo un giocatore in prestito, Bellingham, ok. Poi abbiamo riscatta premio, un sacco di pacchetti, giù, veramente tantissimi. Abbiamo riscattato il buon Muriel, 3 giocatori oro rari 84 più, e poi abbiamo anche un sacco di livelli ho fatto praticamente. Un sacco di livelli, ma l'obiettivo ragazzi è arrivare al livello 38, perché voglio sbloccare Adama Traoré, che secondo me sarà sbroccatissimo a tutto quello che serve attualmente nel gioco, quindi... andremo a vedere un po', però mi mancano un bel po' di obiettivi, quindi ci vuole tempo, ragazzi. Allora, andiamo ad aprire tutti i pacchetti che abbiamo trovato. Uno di 3 oggetti giocatori rari. Non troppa nulla, però. Proviamo. Wow. E ora fine, non penso sia malissimo. Fine, dai. Dai, non è male, super sub. Uno di 3 giocatori orari 33 più. Allora, vediamo un po' questi pacchetti. Pacchetto 5 giocatori orari 83 più. Grazie, yay. Mi hai fatto perdere un pomeriggio per trovare il magico. Oh, sta nudo. Grazie. Ah, Kanji. Bellissimi, bellissimi. Ma manco il gioco deve farmi almeno per sbloccarmi, non so, per sbloccarmi Varan. Workout, calma. DC. No, la appello, cioè, al 1089 dammi, mi faccio Varan. Al 1089, che ce ne sono 2, Carvalho buono. 88 ovviamente. Irene Paredes, vabbè, dritte nell'SBC di Varan, ok. Un altro pacchetto, 3 giocatori orari 84. Donna, okay. No, quella della spagnola che ho parlato bene l'altro giorno. No, 12k va. Vale nulla. Porco cane, però. Quella è caduto, buona. Buono, 88. Sempre per fare il buon Varan. La buona Teresa va bene. Ce la mettiamo. Però la cosa bella, ragazzi, è che mi vado a fare Varan quasi gratis, mi sa, eh. Andiamo a vedere Varan, ragazzi. Manco va. Allora. Problema uno, ragazzi. Beh, no, onesto Muriel non lo voglio dare.
Pure lo voglio testare ancora. Però qua ci devo mettere 2,88. Provo a vedere così. No. Come si mette un 87? O Sommer? Ci proviamo, ragazzi, ma... Jan Sommer... Porco schifo, aspetta. No, no, questo è troppo. No, no, ragazzi. Fatemi... No, no, no. Il 50k non li spenderò mai. Ma non perché non vuole, ma perché comunque se mi faccio gli altri pacchetti me li danno in giù di lì. Alti, non è ancora il momento. Non è ancora il momento di Rafa va. Non dobbiamo avere fretta, ragazzi. Non dobbiamo avere fretta. Perché comunque, parliamoci chiaro, c'è Isma da fare gli altri obiettivi. Boh. Cioè, bisogna ragionarci bene, non bisogna avere fretta su queste cose, ragazzi. Mi raccomando pure a voi. E se io mi faccio gli altri obiettivi, qua mi danno. Il prossimo pacchetto è un pacchetto giocatore oro raro 85 più. Quindi già ho un workout garantito. Poi ho due giocatori oro rari 85 più qui. Tre giocatori, cioè, lo ho gratis, ragazzi. Poi anche dare tipo Alvarez, lasciamo stare. Ci ho provato, però non va bene. Situazione attuale, se avete visto il video di oggi pomeriggio, se lo siete persi andate a vedere. Questa è la situazione della squadra che voglio fare per le divisioni Elite. E siamo alle 19 di stasera, praticamente, prima il momento migliore per comprare Valverde potrebbe essere questo, anche se comunque io voglio la versione proprio if, cioè voglio andare a spendere proprio i soldi e voglio prendere la versione migliore. Vi dico anche il motivo perché sto facendo questa cosa. Buon Valverde, secondo me il giocatore ci sono visto più forte del gioco, ho tolto le icon eccetera eccetera, ma è quello che ti garantisce proprio, vi giuro, una differenza a centrocampo imbarazzante. È troppo forte, troppo troppo forte. Però il problema, ragazzi, io voglio prendere la versione if per un semplice motivo. Poi magari mi sbaglio, 780 sta. Vi faccio un ragionamento su questa carta. La carta oro è una carta. Quindi quando ritornerà nei pacchetti, secondo me tenderà a scendere. Questa versione if di Valverde, ma non ricordo di quale settimana è, perché ora devo andare a controllare. Non è di questa settimana, sicuro al 100%. Incredibile, manco lo sapevo. Mi fai vedere lì. Ah, è di questa settimana Valverde, ok, meglio ancora. Quindi cosa significa? Che è nei pacchetti. Però sappiamo benissimo che la weekend league finisce oggi. Ok, cioè domani mattina alle 7 finisce. Non ci saranno spacchettamenti fino a mercoledì prossimo. Cioè, a meno che non esce lunedì, martedì, escono alle 19 dei pacchi clamorosi. Cioè, questo giocatore, e soprattutto ci saranno le rivals, tenderà a aumentare perché non ci sono spacchettamenti grossi. Questo è l'ultimo momento, secondo me, buono per acquistare Valverde. Perché questo, parere mio personale, questa è una carta che tenderà a aumentare di prezzo nei prossimi giorni. Quindi lo devo prendere ora. Cerco di prenderlo nel miglior modo possibile, lo prendiamo in diretta. Perché il suo prezzo si aggira sui 780, 770, ok. Ragazzi, è uscita un'evoluzione vergognosa. In diretta, ve lo dico, perché mi è appena arrivata la notifica. Vabbè, lasciamo, parliamo di Valverde, domani mi porto perché la devo studiare. Compriamo Valverde innanzitutto, perché mo mi devo... Ci faccio un video domani a pranzo, ragazzi, perché ora la faccio vedere al volo. È uscita un'evoluzione disumana, praticamente. Andate qui. Evoluzioni. Non ti immagino. Il grande Guti. Cioè, il grande Guti. Ma ho visto alcune carte che diventano sgravatissime. Oh, Deron. Oh, Deron quanto diventa? Oh. Mio Deron comincia a prendere playstyle importanti. No, mi dico che cosa ce ne facciamo di Deron. Costa 65k. 790 va bene. 790 va bene. Poteva andare molto meglio, e se è ben chiaro come prezzo, però vi ripeto, cioè, perché lo sto prendendo, ragazzi? Un giocatore che hanno 89 di velocità, ha statistiche disumane, ragazzi. Cioè, il playstyle del power shot, sapete benissimo quanto io le amo. Cioè, il passaggio lungo che è fondamentale del suo videogioco, cioè il rapido, è inesauribile. La trivela che è pure un'altra cosa sgravata del suo gioco, cioè tanti playstyle importanti, 4 piede debole e uno ragazzi che corre tutto campo, cioè vi giuro quanto quando rincorre è clamoroso. Quindi gli ho spesi sti soldi per lui, ho anche altri crediti perché comunque c'è da vendere tutte queste carte qui. Ok,
ok, 13k. Questo, ragazzi, con Cristiano Ronaldo ha fatto una giocata disumana. Ho comprati 60, 9.500. Poi li rivisto tutti questi. Li posso in questo prezzo. Allora, ragazzuoli, dopo aver smanettato un pochettino, alla fine abbiamo pagato meno di quello che è uscito qui, quindi una buona sniperata. Situazione attuale del club e della squadra. Andiamo a mettere il buon Valverde qui. Lo mettiamo qui come centrocampista. Lo utilizzo con base, ma qui andrà messo praticamente ombra. Dovrò comprare, vabbè, dovrò finire il buon Varane. Udogi lo compro perché tanto veramente l'ho comprato, venduto 50 milioni di volte, ma un terzino che a me piace tantissimo. Vabbè, 6.600 Udogi sono follie, ma poi abbiamo l'ombra in realtà. Poi abbiamo Adama Traoré da sbloccare, quindi mi devo distruggere di quei caspiti di obiettivi, e poi Varane. La squadra non scambiabile ce l'abbiamo, è ben chiaro, abbiamo un po' di limiti, nel senso, sai, il buon Thuram. Mettiamo Courtois anche in porta. Courtois ci va da spendere anche un po' di soldi per lui. Vediamo quanto costa. Ok, Courtois ha preso. Poi ci mancano gli ultimi due tasselli della squadra. E quindi per ora giocheremo con due giocatori che non ci azzeccano nulla. Quindi lo mettiamo qui. Difensore centrale. Mettiamo Godfrey per fare un minimo di intesa, forse. Varan base, ragazzi. Ok, vabbè, ovviamente è giusto per farvi capire, cioè non è questa la... Allora, ci mettiamo la difesa alta, ragazzi. Mettiamo qua abbiamo difensivo Llorente. Box to box da entrambi. Ala. Avanzato. In realtà non mi fa impazzire sta cosa. Io preferisco regista largo. Ok. Perfetto. Barella, Griezmann, Rodrigo. Griezmann. Tra l'altro Griezmann l'ho dato nella sfida di Varane. Va. Ma cioè io non ho scacciato nulla. Solo per questo intervento ti ho dimostrato quanto è forte come giocatore. Ma che hai sbagliato? Audogi. Mamma mia, ma proprio così, non va. Così, se no, questo cioè, ci rimane male, bro. Guarda, già dal buon Son è criticato tanto, ragazzi, non capisco nulla. Fortissimo Son. Però onesto, questa è la mia prima squadra decente che ho finalmente dopo un po' di tempo. Ora c'è un centrocampo, ragazzi, che insegnano calcio. Guarda Marchisio, ragazzi. Mamma mia, Marchisio. Mamma mia, e che ha bruciato. Proprio Marchisio direttamente da Torino. Un filtrante che la Gugiaro se lo sogna praticamente. Ma tu quanto è bello Marchisio, ragazzi. Ma tu quanto è bello Marchisio. Lo giuro, è bellissimo Marchisio. Lo vedi Valverde. Ma che bene fate. 700-800k di giocatore clamoroso. Comunque, okay, ragazzi, questo modulo è di una bellezza unica. Peccato che voi c'è sta. Anche perché voi fate così. Iracolli, Iracolli, Iracolli. Beh, il bro ha deciso di mettere pausa e poi farmi perdere 30 secondi della mia vita per guardare sti cazzo di replay. E non so, ci sono mai amici. Oh! Vuoi che ti alzo le mani? Vuoi che ti alzo le mani? Il bro, glielo dedichiamo un bel tiro a giro, ragazzi. Glielo dedichiamo. O un power shot a 40 metri o un tiro a giro bellissimo sotto l'incrocio. Partiamo col tiro a giro. Allora, ovviamente dobbiamo mettere nelle condizioni ideali i nostri bro col tiro a giro. Il nostro bro, perché l'unico è Son. Ok,
Dovete sapere che questo videogioco è bellissimo. Madonna mia, ma Valverde, ma tu sei fantastico, ma. Ma sì, bellissimo, sì, fantastico. La gara c'arrua. Ha ragione Adani, ragazzi. Ma davvero in base quanto è forte. Cazzo, ne fate? Madonna mia, Dio, cosa ha preso? Vabbè, vedete questo quanto è bello. Tutto il campo si sta facendo. Come se fosse una passeggiata in via d'Aquino, praticamente. Una via principale di Taranto, ragazzi. Di Taranto. Me la avrà fine. Alzare le mani. Pure il gioco. Fatto col sinistro. Col sinistro. Col sinistro, che palla che ha dato. Altro che... Gol. Mamma mia. Il coreano direttamente da Boom Shakalaka, 3-0, scusatemi. Hai guardato la canzone coreana, il K-pop, là? Solo l'unico trimune al venti l'ascoltava da ragazzino, ero io. Boom Shakalaka, scrivete su internet Boom Shakalaka, trovate una... Cosa è successo? Cosa ho premuto mai? Come ho osato scacciare qualcosa di sbagliato da fare un'animazione del genere? Giustamente questo non ha fatto un tiro in porta tutta la partita, ma che tiro in porta l'ha fatto? Dovevo trovare il muto, madonna, ma chi c'è, ragazzi, è fortissimo. Ho il 2 di centrocampo più forte del gioco, ragazzi. Poi c'ho il buon Yoo Min Son, che tu, cioè, non sai segnare, fai questo. Ma quindi ha segnato 4-1 da casa sua, direttamente ha buttato un termosifone sotto l'incrocio. Bello, un bel videogioco, bello, 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 complimenti, proprio mi piace. Ma sono stupidi forti. Ma l'avete visto il marchese? L'avete visto? Questo che cazzo fa? Ha messo l'elastico. Sta rosicando il bro. Però ha difeso meglio senza col pad schiacciato, cioè lasciato lì, che non quando difendeva lui, okay? È un magico videogioco. Comunque, ragazzi, Valverde, ma a parte c'è una squadra che mi sembra che giri con una bellezza disarmante. Valverde, sono che no. Vabbè, sincero, non è solamente Valverde, ma ho creato una quadra interessante. Ora si può incominciare a parlare di giocare bene, perché ho tanti, cioè, finalmente un po' di crediti sperperati tutti per il buon e secondo me può prendere valore semplicemente per quello che lo sto facendo, ma anche perché è una carta, secondo me, devastante. E secondo me è il miglior centrocampista del gioco attualmente, scuse le icon, eh? Quindi non è che vi sto dicendo giusto per me questa è una carta che mi aiuta tantissimo in posti difensivi. Se siete scarsi a difendere, Valverde fa il caso vostro, ragazzi, prendete Valverde e correte come dei trimuni a vento per tutto il campo, fidatevi che lui difende. Poi comunque, se non sapete attaccare, non è che ci vuole molto, cioè se siete scarsi ad attaccare, prendi uno che ha la trivela plus, uno che ha il tiro a giro e butti i termosifoni da casa tua cercando di prendere il verde, poi fai gol. Non è complicato questo videogioco, eh? Magari sì, è complicato nel fare due passaggi di fila, quello sì, perché comunque è più facile tirare i termosifoni da 40 metri che non fare un passaggio a 2 cm. Questa è la logica di Iesi, ben chiaro. Se provi a fare un passaggio a 2 cm, lo sbaglia. Non sa com'è possibile. Ho fatto la cazzata. Araujo magicamente con Valverde è diventato forte. Io non so come sia possibile. Siete pazzi, cosa avete creato e cosa mi avete dato, ragazzi? Valverde if tira, questo era una spera Gekidama, si chiama così, Gekidama, la prima di Dragon, sotto l'incrocio. Questo manco Kid Buu super potenziato con la fusione di Gon e Gotenks assieme la prendeva. Che giocatore Federico Valverde dos Santos Leite. Beh, comunque, ragazzi, fatti scherzi, mo sto facendo molta scena un po' per l'intrattenimento, per il trimone avvento.
però vi giuro ragazzi è forte proprio. Giuro ragazzi che sono gasato come un tremone, come le scimmie praticamente che stavano a Bali. Però sto facendo il colore, sì, ma è veritiero, giuro ragazzi, è voto 9,5, già ve lo dico, perché non ha difetti, fortissimo. Non si dà mai il 10 perché poi sennò cominciano a performare male, si montano la testa, poi i meriti di potenza, no? Allora, ha rosicato ragazzi, lo dedichiamo, no? 5-2 ragazzi, vincevo nella Rivals con una prima facilità da non so quanto tempo, perché giocando con quei giocatori oscini che avevo penavo tantissimo. Comunque vinciamo 5-2, giocatori fenomenali, sono migliore in campo insieme al buon Valverde, però vi devo, raga, Valverde è un giocatore che dovete avere nella vostra squadra, magari prendete la versione base quando scende un pochettino, ma vi giuro gli fa una differenza in tutte e due le fasi che manco me ne accorgete, ma questo è per tutto sta. È il giocatore per me più importante che possiate avere nella vostra squadra. È Gullit Gang, ragazzi. Il mini Gullit. Non ho provato Gullit. Dai, lo sembra che però. Lui è il GOAT, ragazzi. Valverde, giocatore devastante. Mi raccomando, lasciate like. Ci vediamo domani. Perché vi devo parlare anche dell'Evolution. Devo testare qualcosina dell'Evolution. Mi sembra molto interessante quella. La nuova Evo è uscita. Quindi iscrivetevi al canale per non perdervi nessun video sul canale. 2 video al giorno. Ci vediamo domani. Ciao, ciao.